La neutralità carbonica per Mantova è un grande obiettivo che stiamo perseguendo da anni con piani strategici che abbiamo costruito e implementato e che spesso siamo riusciti a finanziare con risorse europee, con bandi vinti che ci hanno portato risorse ingenti da investire sul territorio. Tra i piani strategici, il più importante che riguarda il piano per il taglio delle emissioni di gas climalteranti è il PAESC. Ci siamo dati un obiettivo estremamente ambizioso che è una riduzione delle emissioni del 65% al 2030. Si tratta di un piano molto ambizioso che credo che ci dia la possibilità di posizionarci fra le città in Italia con un target di riduzione delle emissioni di gas climalteranti fra i più ambiziosi e che supera i target che sono imposti dall'Europa. Abbiamo in atto altre progettazioni, altre pianificazioni strategiche molto importanti per ridurre gli impatti, un piano per la mobilità sostenibile che prevede un miglioramento delle emissioni da traffico significativo e una trasformazione anche fisica della città, all'interno della quale si stanno moltiplicando negli ultimi anni gli strumenti della mobilità sostenibile, quindi la possibilità di muoversi in sicurezza sia dal punto di vista della pedonalità, della ciclabilità, il numero di ciclabili nuove è assolutamente ingente, posiziona Mantova tra le città più dotate di ciclabili in Italia, un forte investimento anche sul trasporto pubblico, non solo in termini di frequenza e di capillarità del servizio, ma anche sul rinnovo del parco mezzi, con un esempio di economia circolare molto interessante. Per la quale la nostra multi-utility produce biometano dai rifiuti che poi serve a far funzionare, ad alimentare gli autobus a metano delle nostre flotte. A proposito di trasformazione fisica della città, abbiamo un piano per la forestazione urbana che sta vedendo una moltiplicazione delle aree verdi, la riqualificazione di interi parchi, ma soprattutto la pianificazione dei parchi periurbani che diventano un grande polmone verde per la città in grado di assorbire CO2 e di migliorare la qualità dell'aria. Abbiamo un piano molto importante anche per quanto riguarda la produzione di energie rinnovabili. Abbiamo fatto un campionamento, un volo con il drone per avere contezza della capacità di produzione di energia termica e solare su tutti i tetti della nostra città e oggi con la nostra multi-utility stiamo cercando di costruire dei progetti molto innovativi per quanto riguarda le comunità energetiche. La grande novità è che stiamo cercando di costruire come soggetto trainante, come capoluogo, un piano per la carbon neutrality che riguardi tutto il territorio provinciale di Mantova. Abbiamo coinvolto la provincia, ma soprattutto abbiamo trovato il sostegno di molti stakeholder, categorie economiche, rappresentanti dei mondi produttivi che oggi ci stanno supportando in modo deciso, per portare avanti studi che non solo diano obiettivi di riduzione dei gas climalteranti, ma ci dicono anche quanto è in grado oggi il nostro territorio di assorbire, per darci l'obiettivo da ultimo di raggiungere la neutralità carbonica.